Salve a tutti da Titan89 e benvenuti in questo nuovo episodio di Dark Souls 3. Ci siamo fermati qua l'altra volta, ragazzi, perché stava andando un po' troppo per le lunghe il video e quindi ho deciso di spezzarlo in due parti per questo luogo. Luogo che francamente mi sta piacendo. Alcuni luoghi, ragazzi, mi piacciono tanto, altri un po' meno nei Souls, come giusto che sia. Questo invece mi sta simpatico. Come punto di riferimento vi do questo, dovrebbe bastare come punto. Abbiamo ragazzi preso da poco quest'arma. Vi do un altro punto di riferimento, la cercaterra. Comunque, per capire come arrivare qui, cercate, cioè guardate il mio ultimo video che parla solo di questa zona. Quindi, purtroppo, stavo dicendo, dovrebbero essere state tolte tutte le pietre prismatiche che ho piazzato perché ho sloggato. Quindi, avendo chiuso il gioco, gli oggetti a terra dovrebbero essere stati tolti. Spero di no, però sarà così, sarà così. Mi ricordo la strada comunque. Vediamo se ci sono. Qua le ho messe sicuramente. Se ci sono ancora, bene. No, le hanno tolte. Le hanno tolte, vabbè. Andiamo a sinistra da questa parte e cerchiamo di salire un po' più. Qua si cade, eh? Vediamo, si vede subito. Sono caduto già l'altra volta da qua. Dai. Sono rimasto in piedi stavolta. Bene. Chi è che mi sta. Non chi è, da dove più che altro? Ah, ok, ho visto. Va bene. Noi dovremmo arrivare lì sopra, eh. Vediamo di farcela, vediamo di farcela. Dovrebbe essere questa la strada, purtroppo. Vi vedete ancora senza le mie pietre prismatiche. Sono un po' perso, però vabbè. La zona l'ho esplorata con il mio secondo personaggio, appunto, per non fare figure brutte. E dovremmo farcela senza problemi. Qua c'è altro lupo, ho visto, no? Sì. Che cattiveria. No, senti, se muoio con dei lupi, veramente. I cani, ok, sono terribili, ma i lupi. No, vi prego, non voglio morire adesso. Sono troppo veloci. Ragazzi, stai attento perché c'avevo già poca vita per colpa del tizio dello stregone guerriero che abbiamo trovato nello scorso episodio, a fine episodio. Quindi affrontiamoli con tanta, tanta calma e paura. Ancora. No, no, attacca, fai prima tu l'attacco, non mi interessa. Abbiamo una sola fiaschetta adesso. Chi è? Ancora. E vieni qua. Un po' tanti, eh. Uno e due. Benissimo. Ciao lupo. Ah, potevo evitarla questa cavolata, vabbè. Frammento grande di titanite per due. Vediamo. Avanziamo per questa strada e vediamo se ci sono nemici, ragazzi, perché non voglio nemici. Vabbè, ce n'è uno. Però, torcia dei devoti, però senza scudo sono tranquilli. Allora, una torcia da battaglia utilizzata dai devoti di Farron, un'arma e insieme una fonte di luce. L'abisso può manifestarsi sotto forma di pus che si accumula nel corpo e veniva un tempo curato con il fuoco. Ah, una specie di spada è. A differenza della torcia, che è un legnetto, questa sembra più una spada. Va bene, cerchiamo di andare avanti, ragazzi. La zona non è vastissima, cioè non è vastissima. L'abbiamo già esplorata ampiamente nello scorso video, quindi ci rimane ben poco da poter vedere. Però c'è ancora qualcosa dove poter perdere senza problemi. Tipo i giganti che troveremo tra poco. Spero di avere abbastanza magie e legame per tutti. Credo di poter fare tre legami. Solitamente ne mando uno a vuoto, quindi fate un po' voi. Sinistra o destra? A destra si scende? No, non mi interessa. Andiamo prima a sinistra. Visto già con la coda dell'occhio. E qua sinceramente vorrei fare un legame, però non voglio sprecarlo. Vediamo. Lancia la freccia. Vai. No, che stupido. Stupido che sono stato. Ok.
Ok. Ragazzi, che cosa stupida che ho fatto. Vabbè, comunque abbiamo recuperato un po' la situazione. Beviamo. Diciamo che la situazione è critica. Vabbè, dai. Vediamo se ce la facciamo comunque. Ancora sveglio? Martello scuoti roccia. Vediamo subito di che si tratta. Martello di pietra brandito dai cavalieri di Millwood. La testa dell'arma è ricavata da un'unica roccia. I cavalieri di Millwood combattevano fianco a fianco con la terra. E quest'arma, tra le più antiche della zona, simboleggia questo rapporto. Che figata. Gemma pesante, ragazzi, siamo senza fiaschetti. Ah no, ho due fiaschette d'Estus. Che bella cosa. Ok. Ok. Oh, dimentico sempre che esplodono. Vediamo se riusciamo. Giurerei che qui i nemici fossero stati in due. Secondo me uno è caduto. Anzi, senza il secondo me, proprio sicuramente è successo questo. Uno dei due nemici è caduto. Non so dove, forse è morto, ma è caduto. Vabbè. Quindi voi aspettatevi due di questi grassoni qua. Gemma pesante. Meglio così perché avevo un po' paura, sinceramente, con questa vita che mi è rimasta. Frammento grande di titanite per due. E ragazzi, siamo agli sgoccioli della zona. Ci è rimasto poco. Questo lo chiamiamo shortcut. Che dite? Sto controllando un po' per vedere. Lì sotto siamo già stati nel precedente video, quindi non ci interessa. Da qui si può scendere qui sotto e non ci interessa. Noi scendiamo da questa parte invece. Vediamo. E c'è sicuramente un luogo dove non sono andato, ragazzi, quindi, e se non sbaglio, è da quella parte. Ok, quindi possiamo tranquillamente abbattere questo. Ah, la prossima zona, se non sbaglio. La prossima zona, fatemi vedere se la trovo velocemente. Eccola. È quella, l'ho lasciata lì. Vedete quella cosa in fondo, ragazzi? Non ci sto andando ancora perché prima finisco questa di zona. Quindi tranquilli, un passo alla volta, facciamo tutto. C'è un motivo per cui non sono entrato ancora in quella grotta. Allora, calmi. Cerchiamo di non cadere e corriamo. Perfetto. Allora, la vita che ho è poca. Vediamo se queste cose sono state tutte ripulite. Mi pare che qua sono già passato. Diciamo sono passato, ma non del tutto. Fermo, 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 fermo. Ok. Dicevo, sono passato ma non del tutto. Pezzo di titanite e posso dire con abbastanza certezza che la zona è completa, cioè abbiamo preso tutti gli oggetti visibili, qualsiasi cosa. Sì, ora vi faccio vedere anche come arrivare alla nuova zona e il collegamento che si è creato, ragazzi, grazie a questo shortcut. Questo sì, questo è un shortcut. Possiamo. E questo invece è l'ascensore che lo stiamo sbloccando in questo momento. La tizia qui è, sta ancora qua? Inquietante. Dovrebbe esserci l'apertura. Finalmente posso usare un falò. Ti prego, vieni qua. Grazie, falò del valico innevato. Sto pensando se fare un livello. Ragazzi, facciamo un livello e ci troviamo proprio in questo punto e vi dico che cosa ho alzato. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Ho fatto più cose di quanto io volevo. Cioè, di quanto vi ho detto che avevi fatto più che altro e mi stavo impappinando, ecco. E niente, vi dico subito quello che ho migliorato, quello che ho aggiustato, quello che ho combinato. In pratica ho visto questa sciabola dei devoti, l'ho fatta più 10 così da nulla tanto per, e l'ho trasformata in fuoco. Ho lasciato sempre le mie spade incantate, ho momentaneamente tolto l'arco e ho tolto
fatto una freschetta d'estus, ne ho fatte tre cineree, giusto? E ho cambiato anche, ho messo la pala di fuoco, anche se fa schifo, ragazzi, non serve a tanto, troppo debole. Adesso andiamo nella zona nuova, servendoci eccolo qua, del meccanismo che abbiamo sbloccato precedentemente. Vediamo un po'. La zona nuova è da qualche parte qui, seguendo questa strada sulla destra. Se riusciamo a trovarla subito, senza fare cavolate, è una caverna, ragazzini. In teoria, a meno che io non sono cieco. Eccola, eccola, eccola. Allora, un'arma di fuoco io ce l'avevo, ma era molto vecchia. Era d'inizio anno, in pratica, fatta forse a maggio, potenziata più 4 e mai piaciuta. Questa sembra più svelta. Vedete quanto è bella? Poi un'arma nuova almeno. Facciamo delle prove. Innanzitutto usiamo questa spada e vediamo quanto togliamo. Due colpi e muoiono. Qua invece. No, ma perché sbaglio? Come faccio a sbagliare? Questo me lo sono proprio meritato. Spero di morire, veramente. Sì, ora ho i vermi, ragazzi. Non è una cosa bella da dire, però ho i vermi. Ah, voglio solo. Sto solamente provando adesso. Se mi lasciate provare. Mamma mia. Voglio solo provare le armi. Anzi, sto per morire, eh. Che bello provare le armi. Ah, con calma, con calma. Ok, sembra più o meno uguale. Però vabbè. C'ho di fuoco, quindi è figa. È decretata come cosa. Più o meno siamo allo stesso livello dell'altra arma. E diciamo che ho fatto schifo, perché comunque per cercare di provare l'arma con la giusta modalità, rischiando la vita un sacco. Ma ho i vermi o il sanguinamento? Fatemi capire. Vediamo. Il sanguinamento. Vabbè, ragazzi, cercherò di non giocare più così male. Cioè, ero tanto contento di aver preso la nuova arma. No, ancora no, ancora no. Vabbè, cerchiamo di essere un po' più tranquilli stavolta, eh. Sicuramente è stata l'emozione. Cosa stavi guardando? Questo muro. Vediamo se funziona sta cosa. No, vabbè. E volevo provare un attimo, ragazzi, giusto un secondo, ma anche con arco qualsiasi. Ecco, ho sbagliato proprio. Ho preso proprio l'arco che non dovevo prendere. Vediamo. Ah, ok. Era giusto il mio sfizio, ragazzi, volevo vedere se anche con le armi dell'arco si vedessero i muri invisibili. Ero sicuro di sì, ma non avendo mai provato. Comunque ho capito. Vediamo. Quindi così. E così. Scendiamo qua sotto, ragazzi. Vediamo cosa ci aspetta. Ho fatto veramente schifo con queste mosche. Speriamo di non fare altre figure pessime. Qua davanti che c'è? Niente. È così. Boh. Qui. Nemmeno. Va bene, va bene, va bene. Quante siete? Mamma mia, quante siete? Sembra che si sia avviato il mio peggior incubo. Devo cambiare con lo scudo. Purtroppo, ragazzi, vabbè che. Oddio, danno 250 anime. Non è che siano tutto sto granché. Però. Proviamo a vedere senza scudo quante anime danno, ragazzi. Ferma. Ferma. Stai vomitando, che è? Ecco. Oh, se vi odio. Perché quando voglio provare una cosa non va bene? Vabbè, basta. Senza scudo danno 209 anime. Vabbè, teniamolo. Non è che sto perdendo tantissimo. Però. Tutto fa brodo. Che quanto le sto odiando. Eppure sembrano semplici. Mi sento stupido a subire danni con queste mosche. Ah, vabbè.
Mi sa che sono morto, sono mi curo subito. Sanguinamento. Non pensavo che avrei mai usato roba per ridurre il sanguinamento, ragazzi. Mi pare che non l'avessi mai usato in Dark Souls 3. Speravo continuasse così. Ah, fermo. Mi chiamo un po' più tranquilli, ragazzi. Sto facendo molti sbagli. Ok. Sono tante, eh? Eh no, stavolta no. Peccato ci metto due colpi a ucciderle. Con un colpo mi sentirei più tranquillo. Che altro c'è? Non ti girare. Sì, si è girata anche quell'altra. Ah, troppo dolore, troppo dolore. Fermo là. Non vomitare, non vomitare. Che figata che si diventano ancora più rossi gli occhi quando vomita. Ok, quella è una cosa da attivare. Che casino. Sono morto. No, vabbè, non sono morto, ma è così, ma è un casino adesso. Oltre che ho il sanguinamento, quindi infatti basta, io la torcia la metto, non mi interessa. Fatemi vedere che sta succedendo qua. Che brutto posto, ragazzi. Stava tanto bene fuori. Ok. Questi quindi sono un sacco di cadaveri. Vorrei sapere anche a chi appartengo. Cioè, perché c'è tutta questa. Sti cadaveri qua. Quello sta vomitando. Ciao. Questo sarà un bellissimo episodio finale. Vabbè, questo è un chiaro muro invisibile. L'ho colpito. Vediamo se anche questo. Ecco. Che spreco. Allora, elmo, corazza, guanti, gambari di Wilhelm. Ragazzi, ma non era il tizio che abbiamo ucciso? E perché sta qua? L'elmo nero di Wilhelm. Cavaliere di Londor, perfetto per i vacui più snelli. Questo cavaliere vacuo, servitore delle tre sorelle che fondarono la Chiesa Nera, era un devoto seguace della più anziana e un boia sanguinario dalla triste fama. E che ci faceva qua sotto? Hanno buttato il cadavere dopo che l'ho ucciso? Vabbè. No. Vabbè, abbiamo finito. Gemma del sangue. Resina umana. Qui sotto. Mi pare di poter dire che abbiamo finito. Azioniamo adesso questo meccanismo che già avevo visto. As ashes will be, ever seeking fire. Ok ragazzi, che cosa figa, abbiamo scoperto che in quell'altare, di cui non mi sto ricordando momentaneamente il falò, ma che abbiamo già visitato, e comunque c'è il falò quindi si arriverà subito, e si è aperto un altro portale. Io vi ripeto, ancora non ho finito gli DLC, ma mentre vedrete questo video, magari io l'avrò già finito, starò molto avanti. Quindi non so se troveremo lì. Che cazzo.
Mi fa. Cioè, una lucertola che mi fa male? E non si sparisce? Ragazzi, ma hanno cambiato. Ok, sì, sparisce. Stavo dicendo. Titanite scintillante. Ecco l'altra. Questa mi sa più di trappola, però vabbè. Niente trappola. Ah, meglio così. Dicevo, non so se quando vedrete questo qua avrò già finito, se sono andato avanti altre titanite scintillante. Però non so ancora cosa succederà più in là. Quindi non so se lì, in quel portale che abbiamo appena aperto, in quel, diciamo, scantinato segreto, ci sia qualcosa di importante, come la boss fight finale. E io direi che ci potremmo lasciare qua, ragazzi. Quindi, visto che comunque questo è il prossimo DLC, lo avremo nel 2017, questo ultimo Dark Souls che possiamo giocare, io direi ce lo godiamo al meglio e ci rivediamo al prossimo video, ragazzi. Un saluto da Titan89.